Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come passare da un qualcosa come questo, che è un bulbo ormai secco e che apparentemente sembrerebbe morto, ad un altro invece che inizierà a generare tantissime foglioline ma soprattutto delle fioriture incredibili ed in più anche a riprodursi. Io vi consiglio di seguire il video e soprattutto di fare ciò che vi mostrerò perché è praticamente a costo zero e i risultati sono davvero incredibili. Quindi, se avete un bulbo come questo e volete farlo riprendere, la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di togliere via tutte le parti secche, vecchie e ammalorate. Si potrà fare essenzialmente in due modi: o con le mani, tirando e strappando letteralmente il tutto dal bulbo, oppure con l'aiuto delle forbicine. Nell'ipotesi che, appunto, vogliate semplicemente tirar via, sarà sufficiente fare questo. Guardate come vengono via bene le parti vecchie. Non vi preoccupate di danneggiare il bulbo, perché tanto sono parti secche e che comunque alla pianta ormai non serviranno più. Stessa cosa per tutto ciò che è l'involucro del bulbo. Tutti gli strati vecchi, queste pellicine, andranno tirate via. Così. Alla fine della pulizia questo è ciò che si è ottenuto, direi davvero un ottimo punto di partenza. Nella parte basale però ci sono ancora delle radici che, strappandole, non sono venute via ma sono secche, quindi si può procedere con le forbicine. Mi raccomando, prima di utilizzarle, sterilizzare la lama con dell'alcol o dell'ammoniaca e andare semplicemente a tirarle via, così. Tutte le parti secche andranno tagliate, perché tanto, se sono secche, non sono più vitali e non serviranno al bulbo. Anzi, c'è pericolo che poi queste marciscano, creino funghi, muffe o batteri e che lo vadano proprio a danneggiare. Primo trucco. Prendere una bottiglia di plastica da almeno 1,5 litri, ma fosse di 2 ancora meglio, e da questa ricavarne due pezzettini. Quindi con delle forbicine, partendo dalla parte dell'imboccatura della bottiglia, salire di circa 10 cm e praticare un taglio. In questo modo. E così si è ricavato il primo pezzo. Il secondo pezzo lo ricaveremo prendendo la parte inferiore della bottiglia, salendo anche in questo caso di circa 10-15 cm e praticando un altro taglio. E così si è ricavato anche il secondo pezzo. Alla fine dei tagli dovreste ottenere un qualcosa di molto simile a questo, quindi una parte inferiore e una parte superiore. Girare la parte superiore ed andarla semplicemente ad inserire all'interno della parte inferiore. Dopodiché prendere il bulbo, poggiarlo all'interno, prendere dell'acqua ed andare a riempire il contenitore in modo che il livello dell'acqua arrivi sino alle radici del bulbo. Potrebbe capitare, proprio come in questo caso, che essendo il foro della bottiglia più piccino rispetto alle dimensioni della base del bulbo, che quando nasceranno poi le radici, queste saranno letteralmente bloccate dalla plastica della bottiglia stessa. Guardate, se io vado ad appoggiare, ammesso che nascano poi le radici effettivamente, queste saranno bloccate dalla parete della bottiglia stessa. Quindi per evitare una situazione del genere, semplicemente riprendere le forbicine ed ingrandire il foro alla base nella bottiglia. Eseguito il taglio, le dimensioni del foro sono decisamente cambiate e aumentate, quindi andando ad inserire nuovamente il bulbo all'interno, guardate, passa perfettamente dalla bottiglia all'esterno senza cadere. Quindi si potrà prendere ed inserire nuovamente all'interno della parte inferiore della bottiglia. Non resterà altro che posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, in modo da evitare che poi all'interno del contenitore si creino funghi, muffe o batteri, o peggio ancora, delle alghe. Al fine di verificare se effettivamente questa tecnica sia valida, ho pulito altri 3 bulbi e inizierò contemporaneamente con tutti e 4. Puliti ed inseriti i bulbi all'interno dei contenitori, questo è il punto di partenza dell'esperimento. Quindi non resterà davvero altro che aspettare e sperare che poi ognuno di loro generi realmente un apparato radicale delle foglioline e dei fiori. Secondo trucco, utilizzo di acqua ossigenata. Al fine di stimolare e soprattutto accelerare la crescita delle radici all'interno del contenitore, si può utilizzare dell'acqua ossigenata diluendola all'interno dell'acqua, circa un 20% di acqua ossigenata su tutto il composto, quindi se qui ci sono 10 cm d'acqua, 2 dovranno essere di acqua ossigenata. E trascorsi 8 giorni, questo è ciò che si è ottenuto, quindi non solo tutti i bulbi sono ancora perfettamente vitali, ma andando a guardare all'apice di ognuno di loro si sono create delle foglioline e tirandoli fuori dall'acqua anche delle radici alla base.
Quindi direi che almeno sinora tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Tra i quattro, questo è quello che ha creato un apparato radicale migliore ed è proprio con lui che continueremo le riprese dell'esperimento. Eccolo qua, arrivati a questo punto non resterà altro che inserire lui all'interno di un vasetto con del terreno. Ovviamente, prima di inserire il tutto all'interno del vaso col terreno, questo dovrà essere tolto dalla bottiglia. Ed eccolo pronto per l'operazione. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo più o meno per metà con del terriccio, anche universale, andrà benissimo, purché sia soffice, drenante e di buona qualità. Riempito per metà, si potrà così inserire il bulbo. Quando lo farete, però, mi raccomando, non poggiatelo direttamente nel terreno e poi insomma lo lasciate lì, perché sennò il peso del bulbo stesso romperà tutte le radici. Quindi fate in questo modo: lo prendete, lo poggiate però tenendolo con le dita, prendete di nuovo la terra ed andate a rinzaffare, mi raccomando sempre tenendo il bulbo, tutto intorno allo stesso. Man mano creerete sotto di esso un letto che lo sosterrà e di conseguenza le radici per il peso non si romperanno. E riempite il vaso con la terra sino a che il filo del pane radicale non arrivi poi a toccare il punto dove nascono le foglioline, ovvero qui. Non resterà altro che vaporizzare il tutto in modo che il terreno rimanga davvero umido la prima volta, dopodiché bagnare soltanto quando il terreno tenderà ad asciugarsi e lasciare questo in un punto dove prenda tantissima luce, ma non i raggi del sole diretti. E questo è il risultato dopo aver ripetuto la stessa operazione anche sulle altre tre piantine. Sviluppo e crescita delle piantine. E messi nel terreno soltanto da un giorno, guardate un po' come si siano ulteriormente sviluppati. Sono letteralmente esplosi. Col passare dei giorni la piantina crescerà e si svilupperanno sia le foglie che il fiore. C'è da considerare che rispetto alle foglie lo sviluppo del fiore sarà molto più rapido. Ed infatti nel giro di circa 5 giorni da quando inizierà a crescere, lo stelo raggiungerà la sua altezza totale che in genere si aggira tra i 30 e i 50 cm. E quando il gambo non crescerà più in altezza, allora a quel punto inizierà a svilupparsi all'apice un bocciolo che dovrebbe aprirsi e sviluppare tra i 2 e i 4 fiori. Questo nel giro di più o meno una settimana. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, un fiore davvero incredibile, quindi direi che l'esperimento è stato davvero un successo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.